Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda puntata della rubrica L'ultimo ritrovato della retrotecnologia. In questa rubrica parliamo di tutta l'elettronica vintage, non solo di computer, ma anche di impianti stereo vintage, registratori a bobine, radio a valvole, di tutto un po'. Ma cosa abbiamo qui oggi? Siete curiosi? Tanto l'avete già visto nel titolo del video. È un mangiadischi Penny. Già immaginate che io sia andato su eBay a comprarlo, e invece no, me l'ha venduto mia moglie. Possiamo evitare di parlare del prezzo che ho pagato per ottenere questo mangiadischi rosso da mia moglie. Adesso che il mangiadischi Penny è qui, lo possiamo provare e lo smontiamo per vedere come è fatto dentro e come funziona. Poi lo puliamo e lo rimontiamo. Prima di collegarlo alla corrente, iniziamo a vedere se la spina è in cortocircuito. Proviamo la resistenza con un tester. Abbiamo 670 ohm, direi che non è in cortocircuito. Possiamo provare ad accenderlo. Attacchiamo la spina alla presa, ma l'interruttore della multipresa è ancora spento. Visto quello che è successo nell'altro video dell'Atari 800 XL, è meglio allontanarsi prima di dare tensione. Bene, questa volta è andato tutto bene, non è saltata la corrente. Lo teniamo acceso poco, giusto il tempo di provarlo con un disco a 45 giri. Che dischi abbiamo? Mettiamo questo? Funziona? Ma è mai rumore o musica? Questo è il ballo del papà, solo beh, non è rumore. Possiamo dire che è musica? Il mangiadischi Penny era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, anche conosciuta come Musical Sound. È rimasta aperta dal 1968 al 1988. Il Penny era disponibile in diversi colori ed è stato prodotto in più versioni, tutte abbastanza simili, dal 1975 al 1988. Riproduce la musica di dischi che ruotano a 45 giri al minuto, e questo è un bel esemplare di colore rosso. Per i millennial all'ascolto potete considerare il mangiadischi Penny un po' come fosse un lettore di MP3 con cassa acustica incorporata per i bambini. I bambini, infatti, potevano ascoltare le loro fiabe preferite oppure le sigle dei cartoni animati registrate su dischi a 45 giri. Invece, i ragazzi più grandi preferivano utilizzare degli stereo con audiocassette un po' più performanti e appariscenti. I dischi a 45 giri vanno inseriti nella fessura anteriore. È possibile regolare il tono ed il volume della riproduzione audio. Quando il disco è terminato, il meccanismo si ferma da solo e si deve premere questo pulsante per l'espulsione del disco. Oltre ad alimentare il mangiadischi con la rete elettrica, è possibile utilizzarlo con 6 pile di tipo C a mezza torcia. Dai, procediamo oltre e smontiamo il mangiadischi Penny per vedere come è fatto dentro. Aprire il mangiadischi è molto semplice, ci sono solo 3 viti da svitare nella parte inferiore del contenitore plastico. Attenzione! Ricordatevi di staccare la spina prima di aprire il mangiadischi. Dopo aver svitato le viti, il contenitore è libero di aprirsi. Lo apriamo con attenzione in modo da non strappare i sottili fili presenti all'interno. Dall'etichetta si vede che è un modello del 1983, collaudato il 29 novembre. Pur non essendo molto sporco, possiamo notare della polvere sulla puntina e... un ragnetto! Dopo tutti questi anni, credo che il ragno sia morto. Ah no, è vivo! Bene. Abbiamo fatto pace con il ragno e possiamo dare una bella pulita all'interno del mangiadischi Penny. Utilizziamo un po' d'aria compressa, ovviamente in maniera delicata, e un panno che non lascia peli, e uno spazzolino o un pennello. Puliamo la puntina con un po' di disossidante. Quando pulite la puntina, attenzione a non rompere la punta inferiore, che è davvero molto delicata. Puliamo anche la casa del ragno, vicino al trasformatore. Il ragnetto ci aiuta ad analizzare i vari componenti del Penny. Relativamente alla parte elettronica, possiamo notare il connettore di alimentazione, che porta corrente al trasformatore quando si utilizza il mangiadischi alimentato con la rete elettrica. Se è collegato alla spina, il trasformatore del mangiadischi è sempre alimentato, non essendoci un interruttore di spegnimento. In alto possiamo notare l'alloggiamento delle pile per alimentare il mangiadischi quando lo si utilizza scollegato dalla presa di corrente. L'amplificatore audio amplifica il segnale proveniente dalla puntina e lo manda all'altoparlante da 1 W. Il mangiadischi Penny è mono, infatti c'è un solo amplificatore audio e un solo altoparlante.
Questo trimmer regola la velocità di rotazione del disco e deve essere impostato in modo che il disco ruoti a 45 giri al minuto. Smontiamo l'amplificatore per guardare com'è fatto. Ci sono due viti da svitare. Lo ruotiamo con delicatezza in modo da non staccare alcun filo. L'amplificatore è molto semplice. Possiamo notare la sezione di alimentazione composta dal ponte raddrizzatore e dal condensatore di livellamento. L'amplificatore audio mono è costituito da un circuito integrato TBA820M. Come si evince dal datasheet, il TBA820M è in grado di erogare poco più di 1 watt su un altoparlante da 8 ohm. Chi fosse interessato a dare un'occhiata al datasheet lo trova seguendo il link in descrizione. Nella scheda di amplificazione ci sono anche due trimmer, quello per il controllo del volume e quello per il controllo del tono. Già che ci siamo, puliamo anche l'amplificatore audio, poi lo rimontiamo. Allora, questa operazione lasciatela fare solo a me. Ricollego la spina della corrente per vedere come gira il piatto del disco. Attenzione, c'è alta tensione! Sono curioso di vedere nel dettaglio come funziona il meccanismo. Diamo una spolverata al disco prima di inserirlo. Ormai abbiamo pulito la puntina e non vogliamo certamente sporcarla con la polvere presente sul disco. Quando inseriamo il disco, il meccanismo parte automaticamente e inizia la riproduzione audio. Come fa il mangiadischi ad accendersi automaticamente? C'è questo contatto che si chiude su questa piastra metallica quando inseriamo il disco. Appena infiliamo il disco, si abbassa anche il centratore che tiene premuto il disco in modo che sia centrato rispetto al piatto. La riproduzione audio prosegue fino a quando il disco non è terminato. La puntina rimane premuta sui solchi del disco che contengono la traccia audio. Sui dischi in vinile a 45 giri, la traccia audio mono è incisa con movimento orizzontale. Potete vedere le forme d'onda della musica ingrandendo la traccia con un microscopio. La punta della testina, seguendo i solchi del disco mentre gira, vibra e tale vibrazione viene convertita in segnali elettrici che l'amplificatore manda all'altoparlante. Il centratore fa in modo che il disco non si sposti dal piatto. Ricordiamoci che il mangiadischi funziona anche quando è in posizione verticale. Come vedremo meglio dopo, il piatto del disco è messo in rotazione da una cinghia collegata al motore. Quando il disco termina, la traccia audio avvicina la puntina verso il centro del disco. Il meccanismo si spegne automaticamente perché questo contatto, uscendo dalla piastra, non conduce più corrente. A questo punto possiamo espellere il disco. Il disco viene spinto fuori dal piatto, il centratore si solleva e la puntina ritorna alla posizione iniziale, la traccia più esterna del disco. Inoltre, questo contatto si apre, tenendo spento il piatto anche se la puntina si è posizionata all'inizio del disco. Rimane tutto spento fino a quando non inseriamo un altro disco. Interessante, vero? Dopo aver visto come funziona la parte meccanica, possiamo procedere a lubrificare le parti in movimento, che sembrano fare un po' fatica. Attenzione a non sporcare in giro! Applichiamo un po' di disossidante ai contatti che gestiscono l'accensione e lo spegnimento del mangiadischi. Ed ecco la cinghia che trasferisce il movimento dal motore al piatto del disco. Dopo tutti questi anni, la cinghia potrebbe essere indurita e deformata. Non intendo cambiarla per ora, dato che non dà problemi evidenti. Mi accontento di pulirla con un po' di acqua. Possiamo ora pulire l'esterno del contenitore del mangiadischi. Utilizziamo acqua con poco sgrassatore. Per pulire gli angolini, le fessure e anche le scritte, possiamo aiutarci con uno spazzolino da denti o un pennello. Puliamo bene tutto, anche lo sportellino del vano delle batterie.
Lo sgrassatore non deve rimanere sulla plastica per evitare di rovinarla. È bene sciacquarlo ripassando tutto il contenitore con uno straccio inumidito con acqua più volte se necessario. Poi asciughiamo bene con un panno che non lascia peli. Possiamo ora chiudere il mangiadischi Penny. Semplicemente avvitiamo le tre viti inferiori che avevamo svitato in precedenza. Ed ecco il nostro mangiadischi Penny rosso pulito e funzionante. Bene, spero che l'ultimo ritrovato della retrotecnologia di oggi vi sia piaciuto. Per essere avvisati quando pubblicherò altri tutorial, esperimenti e recensioni relativi ai retrocomputer ed elettronica vintage e le successive puntate della rubrica L'ultimo ritrovato della retrotecnologia, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo.